Buongiorno a tutti e bentornati su Gaming Galaxy. Come ogni lunedì arriva il video della settimana e quindi come ogni lunedì vi ricordo di iscrivervi al canale se non lo avete già fatto e di attivare la campanella per rimanere sempre aggiornati sulle novità dei titoli che seguiamo. Partiamo con la prima guida per principianti che riguarda Temtem. Ovviamente queste guide sono per coloro che iniziano l'avventura in stile Pokémon e che non sono fan del gioco e quindi non si sono per nulla informati, un po' come me. Cosa dobbiamo sapere quindi sui Temtem per fare in modo di crearci la nostra squadra ideale? Ognuno di voi è libero chiaramente di avere con sé i 6 Temtem che più gli aggrada, ma se volete essere più improntati sul competitivo o comunque essere più performanti, dovrete sapere come funzionano le stat che tutti noi possiamo vedere nei dettagli di questi simpatici mostriciattoli. Ogni Temtem è di per sé unico e ha caratteristiche uniche, quindi se noi andiamo ad aprire i dettagli di un Temtem qualsiasi possiamo vedere tre colonne di numeri accanto ai 7 nomi delle stat. Queste tre colonne ovviamente sono le statistiche che il nostro mostriciattolo possiede. Iniziamo col dire che sulla prima colonna, quella con i numeri bianchi, sono le statistiche che il Temtem ha alla nascita e che, aumentando di livello, aumenteranno di conseguenza fino a un loro cap massimo. Di queste 7 statistiche, ogni Temtem ne ha 2 più alte delle altre, che definiranno che ruolo ha il Temtem nella vostra squadra. Tank, un attaccante, uno special attaccante, uno special difensore, beh, e così via. Quindi, se dovete scegliere la squadra, potete iniziare da qua, capire chi o cosa facciano i Temtem che avete catturato. La seconda colonna di numeri sono le stat single value, cioè statistiche al di fuori del nostro controllo. Avrete notato che alcuni Temtem, anche nella stessa specie, hanno queste stat molto diverse. Ebbene, queste sono le stat che voi stessi non potete controllare, ma, e qua c'è un ma bello grosso, potete migliorare tramite il breeding, cioè l'accoppiamento. Ovviamente farò un video per il breeding perfetto, e lo avrete nelle prossime settimane. La terza colonna di numeri sono le stat training value, cioè statistiche che cresceranno uccidendo o catturando svariati tipi di Temtem di diverso tipo. Queste stat possono arrivare fino a 500 di massima e il totale delle 7 stat possono avere massimo 1000 punti, questi da distribuire ovviamente. La distribuzione può avvenire tramite il cibo che trovate nel gioco oppure andando, se più vi aggrada, a uccidere mostri magari di uno stesso tipo. Come ultima nozione da conoscere, ed è anche questa molto importante, è che durante la battaglia le stat possono essere alzate o abbassate del 50%, ve lo ripeto, del 50%, utilizzando mosse, che ovviamente le incrementano, o oggetti, fino ad un massimo di 5 livelli. Quindi ogni stat, in generale, può subire un calo o un innalzamento del 50, 100, 150, 200 e 250%. In base a quante volte succede questo innalzamento o calo e in base ovviamente a quante volte lo utilizzate. Questo sempre un massimo, ripeto, di 5 livelli. Bene, ora sapete come funzionano le stat dei vostri Temtem e con questo la guida è finita. Il video è finito, vi ricordo di seguirci su Mixer durante la settimana, trovate il link in descrizione e vi saluto con il solito GG a tutti quanti.